lavoro da poco tempo alla Reggia di Venaria, prima lavoravo in teatro e pensavo, anzi sono convinto sia un lavoro estremamente emozionante, ma molto più emozionante lavorare alla Reggia di Venaria. Ci sono molte cose simili al teatro, intellettuali, artisti, tecnici, operai che si mettono insieme per raccontare raccontare una storia, comporre un disegno compiuto di narrazione. C'è anche un regista occulto, che è la Reggia stessa, che impone spesso nel raccontare questa storia una sua volontà. Credo che sia proprio nel DNA della Reggia, prima residenza, prima Reggia, poi in un secondo tempo caserma, poi magazzino e poi abbandonata a se stessa, ha maturato forse all'interno della sua struttura questa magia di imporre come si dispongono i pezzi e quindi come si influenza la storia, così come fa un regista. La direzione è quella di non essere un museo, credo sia una giusta, come dire, intuizione per chi ha pensato tutto ciò. E credo anche che il successo che ha confermi che questa non staticità sia la formula vincente.